No, come avete fatto? Ma sono rimasto chiaro. È che non sembra una cazzo di feature, sembra un cazzo di bug. Ah, pure? O quelli che esplodono? Oddio, ma che ho fatto? Comunque io so dell'idea che a sto punto rollà non serva più a un cazzo. Tanto vale farsi colpi dai mostri, perché ho rollato e il mio personaggio è rimasto fermo. Ma non ci riesco più. Non riesco più. Perfetto, andiamo un attimo a rubare il tuo. Perfetto, dato stare la piastic. No. Perfetto. Dai, ma ne è uscita fuori un'altra. Facciamo così, arrivo lì. Vuoi rialzati? Cosa? 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 Porco Dio, ero mutato. Ero mutato fino a mo' Dio! Colpo si toglie dai coglioni. Pendente di ceramica miracolosamente intatto. L'engraving dice ti amiamo proprio. Ma che bel rumore! Anch'io posso dire che questa porta emana della potente magia. Mi sto a cacà sotto. Gives me the creeps, per chi non sapesse, vuol dire inglese, per intendere che te stai a cacà sotto da paura. Immagino che ci sia. Vai su. Madonna mia, mi ero dimenticato. Ah, però non mi fanno danni, stupido coglione. Ma c'avevo un cuore solo. Io non so più cosa fare con questo gioco, veramente. Cioè, penso. Forse c'è una percezione del 10 di sera diversa da me. E let's go, su chi è Cavolo! cazzo. E che cazzo! E che cazzo! Ma no! Oh. Benedire, come faremo senza di te? La morte ti sei portata via, per il tuo corpo come in vita, non preoccuparti. Abbiamo fatto tutti Eucaristia. Ormai si è fatto scuro, come quando il popone lasciava magica, ma congiura. Bene, cosa abbiamo solo l'idea? Quanti anni siamo solo diventati paparazzi? E quando ci sei riuscito? Ha lasciato tutto il ruolo al mondo, ma si alzi. E per questo ti onore e rispetto. Perché fare cose molto simili a me, con fratello, ti fare cose come te rispetto. Vedi, con questa mia poesia, spero che tieni tutto il mio affetto, ovunque tu sia. E qui finisce la mia poesia, fratello. Ciao.
spero. Buonasera ragazzi, buonasera su questa live extra. Live extra. E sono beatissimo, infatti rifletto la luce del green screen. Però sono di un bello che piace. E volevo solamente fare una piccola cosina che si chiama evadere le tasse. Prendo le distanze. Eh sì, senza ulteriori segugi, indugi, sburugi, io direi de facce valè nel mondo, nel mondo da magica Roma. It's Hogwarts. Continuiamo. Hogwarts. A sto giro neanche ho fatto niente mentre stavo offline, perché ho giocato a Final Fantasy XV tutto il tempo. Cioè ho anche dormito, sono uscito, mi sono fatti i cazzi miei, però ho giocato a quell'altro. E non volevo fare delle scelte, Davide, allegia posta forza, c'ho pure coso. Posta via gufo. Io credevo che fossero strillettere comunque. Sono molto triste della cosa. Sono uscite 800 milioni di missioni. Devo raccogliere le caccole di un troll. Dai, treni. Erzain Wevone Nazionalone. Che invece di fotte sta a vedere a me. Let's go. Direi se compriamo la scopa meglio. E poi... questa si fa col tempo, perché sinceramente l'ultimo troll l'ho beccato per caso. E la Sgauss, andiamo a piazza la scopetta. Ah, questa è armadio, PD. Ma perché è partito verso l'armadio? È tipo il personaggio con meno swag del mondo comunque. Spagging Gauss. Fortunatamente speriamo che non crashi OBS altre 12 volte. Allora, ma mi conviene fare questa cosa? Piuttosto che fare questo? No, io volevo fare quell'altra. Dove cazzo sta quello delle scope? Questo. Ok, qua. Che dici, Sine Wave? Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Tutto a porno, tutto a porno. L'importante è quello. Scusa, ma se... è riesploso. Ma se è qua, scusa, vuoi un'altra missione proprio? Felice di rivederti. Posso darti il potenziamento per la scopa a un prezzo speciale. Apprezzo molto il tuo aiuto. Cioè, comunque, io lo aiuto e lui il potenziamento moda a quei soldi. Ma ripresa una settimana di influenza di Arreat. Sì, io calcola. Non so se ieri c'eri mentre lo stavo a dire. E sono a dicembre, ho preso il Covid. No, sono stato male le prime 2 settimane di gennaio. Sono guarito. 2 settimane di raffreddore. Che non respiravo. Tossivo in continuazione. E poi l'altro ieri ha fatto... basta, fine. Fine del raffreddore. Cioè, il raffreddore il giorno prima non respiravo, il giorno dopo guarito. E non è Covid. Cosa stai cercando oggi? Mi sono fatto un tampone oggi, che devo fare delle cose nei prossimi giorni. E porca puttana, negativo. Cioè, quindi neanche era Covid, era solo il raffreddore più brutto che abbia mai avuto. Una miglioria che aumenta accelerazione e velocità della scopa. E let's get it. Sarai entusiasta di quella scopa. È solo una scopa, però devo stare tranquillo. Rientriamo dalla spesa.
Ah, dovevo... Cazzo. Questa non la posso... Ah, per livello superiore. Dovevo... Cosa vede queste? Ma mi conviene? Cioè, nel senso... Già lo vedo che è più basso di quello che mi serve. Quindi direi vaffanculo. Anche se forse c'è un achievement per identificarla, sta roba. E io come un coglione non ho preso. Grazie per la tua visita. Io stavo bene, schiocco di dita, dolori di ossa, pisciato da culo, febbre, due giorni sto bene, non è COVID. Strano però, a quanto ho capito senza io. Senza i dati che mi hai fornito, il lavoro avrebbe richiesto il doppio del tempo. Ma perché quindi, va a 20 FPS questa cosa? Potrebbe sembrare ambizioso, ma ho già iniziato a lavorare a un altro potenziamento. Più difficile da perfezionare stavolta. Mi chiedevo, ti andrebbe di collaborare di nuovo? C'è un altro tracciato vicino ad Irondale in cui la signorina Race ha già stabilito il suo record. Se potessi faccio, collaborare ma in realtà lì, mi piace la sua faccia, cioè perché guarda il naso che non è perfetto. Per sviluppare il prossimo. Le cose, cioè l'unica cosa che mi dispiace di questi giochi è sempre che c'hanno tutti i capelli standard, cioè c'hanno tre tagli dei capelli e c'hanno tutti. Però a livello dei lineamenti mi piace che sia unico così. Vuole davvero superare se stesso, eh? Se posso, la aiuterò volentieri. Grazie. Poi ci sto io che sembro più cioè, secondo me sembra molto più pedofilo il mio personaggio che lui. Per migliorare l'esperienza di volo. Dicevo comunque torna strano che mi appena puoi e saremo pronti zitto. Per le gare. Strano comunque che non fosse COVID. Sei più alto e più grosso. Ho 15 anni, in Inghilterra i 15 anni sono alti 2 metri e pesano 100 kg. Perché a quanto sapevo io, tipo l'influenza australiana, che poi è il COVID versione australiana, dovrebbe... Cioè, tipo assurdamente ti caghi l'anima e muori disidratato cagando. Si va alle corse, allora. Infatti quando mi ha preso pure il raffreddore dopo il COVID ho fatto no, Non posso averli presi tutti e due. Però c'è da dire... Sto arrivando. Che secondo me l'ho preso perché sono uscito dal barbiere 2 settimane fa. Che stavo... Aspetta, non l'ho equipaggiato. Che stavo senza cappello perché ho detto non me va de... Ah, l'ha già messo il potenziamento. E allora, let's go. Mi sembra la stessa velocità, però vabbè. A 3 c'è l'achievement. De che de malattie una seguita all'altra. Mi fa ridere che mi sono ammalato l'unico giorno che sono uscito dopo 2 settimane. Quella cosa mi ha fatto tagliare. Scusa, che esiste a fare sto pezzo di Hogwarts? Oh, che è sto pezzo qua? C'è pure una menzione. Devo informarmi meglio sull'alga branchia, ma anche in quel caso mi servirebbe saper nuotare. E si fotte la tizia anfibia. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere essere. Sei qui per farti sì, sarebbe stato. Cielo, no. Anche se comincio a pensare che dovrei proprio imparare a nuotare. Non posso tanto certo una felpa, essere un'ambasciatrice perché sembra che c'ho il maglioncino là. Se non so nuotare. Sei un'ambasciatrice presso i mari. Alla... Beh, Steve Jobs. Tecnicamente no, non ancora almeno. In realtà questo incarico non esiste al momento, ma io ho un piano per cambiare le cose. A proposito, sono Nerida Roberts. Prende distanza al suo nome. Abbiamo duellato insieme a bacchette incrociate, una volta. Ma sì, certo. Che piacere rivederti. Altrettanto. Polizia, sembrano interessarti molto i marmi. È così. E loro sono fraintesi so e ignorati dal mondo magico. Ma io sono magico, convinto tanto molto i goblin e i centauri. Questo taglio dei capelli sulle donne faccia cacare. E se hanno i loro ambasciatori presso il cacare. Ministero, solo rispetto. Allora rispetto, anche i maridi amore dovrebbero e abbracci. Avermi. Un po' più di diversità regionale ogni volta che vado, ma sarebbe perfetto. Uomini bellissimi. Sono davvero colpito. Penso che aprire un dialogo con i maridi sia un'idea fantastica. Davvero? Oh, grazie. Anche se per il momento non ho ancora fatto niente. Ma tu piegati e troveremo una soluzione. Ho fatto loro un dono e loro l'hanno ricambiato, lasciando qualcosa per me in una delle loro grotte, insieme a ma non ce l'ha corti, ce l'ha lunghi, ma con la sta frangia di merda dritta dal mondo di Amelie nuotare, del cazzo. Ma temo non mi abbiano capito. Il maridese è una lingua non complessa. Non so, mi sa di taglio da vecchia, è quello il problema. Cioè, mi sa di roba dei cinquantenni che si fa. Le cinquantenni si fanno sti tagli di capelli. Vederli su una bambina mi fa cagare. E poi è molto difficile
che una donna ci stia bene con sto taglio. Cioè, devi avere dei lineamenti fatti in certo modo per starci bene. Tipo, Emma Watson ci sta di Cristo. Quando si è fatto quel taglio alla elfo. Tutte le donne del mondo fasse quel taglio di Emma Watson e sembravano un po'... Sembrano una cappella con i capelli sopra, cioè... Lo schifo. Quali torti pensi che abbia commesso la stirpe dei maghi nei confronti dei maridi? Beh, abbiamo sempre ritenuto i maridi inferiori a noi, sebbene vi siano molti punti di contatto tra le nostre culture. Non si può biasimarli se hanno rifiutato lo status di esseri proposto dal ministero. Chi siamo noi per classificare creature così belle e intelligenti? Ma che stai a di? Vabbè, però aspetta. Per dite, io so tipo un mese, due, che c'ho Instagram pieno. 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 Dei video di gente che si incolla i capelli in testa con le parrucche, quelle là da uomo. Quindi, cioè, vedi, e iniziano tutti allo stesso modo. Loro che sono pelati con la faccia tutta triste, si rasano, si incollano la parrucca e poi dopo, damn, quanto scopo, ma... Per carità, cioè, l'effetto è bello, nel senso, ringiovaniscono da almeno 30 anni, ma... Se lo facciamo noi, penso lo possano fare anche loro. Addirittura ho visto uno che da pelato si è fatto quel taglio di merda con i braids. Ho fatto, ma... Bro... Cioè, ieri sei pelato e oggi c'hai Breeze. Qualcuno si accorge, secondo me. Però mi faccio i cazzi miei. No, no, ma non è che c'è qualcosa di male. È il fatto che non capisco perché il mio Instagram sia pieno. Cioè, a me non fotte un cazzo. Cioè, io non faccio ricerche su Google, tipo, come ritrovare i capelli persi o trapianti o cose del genere. Cioè, a me non fotte un cazzo ad essere pelato. Me la vivo molto super easy. Cioè, a me non me ne è mai fregato una minchia di ste cazzate. Solo non capisco perché internet mi tartassa di queste pubblicità di merda. Che non l'avevo mai sentita. Sulle donne è molto più raro. Poi le donne molte volte non tendono a tenersele per loro, ste cazzate. Magari un uomo... Cioè io mi immagino che mi compro un parrucchino, vado da amico mio e mi faccio zio, guarda, me lo so comprato. Se beccamo e mi vede coi capelli, il giorno prima c'avevo zero in testa, il giorno dopo c'ho le trecce. In queste pubblicità a me da 2 settimane. Ma secondo me è tipo... Cioè, finché tipo lo scrivi, ok... Ma secondo me è tipo il microfono tuo che assorbe tutto quello che ti succede intorno del telefono e Google fa, ah, è così, ti pelati e cose. Va bene. Quali compiti dovrebbe avere un ambasciatore presso i maridi, secondo te? Oh, molteplici. Voglio imparare tutto su di loro. Naturalmente, dopo che avrò imparato a nuotare, perfezionerò il mio maridese. E risponderei a tutte le loro domande sul mondo magico. Una migliore conoscenza reciproca assurda sta cosa. Sarebbe un fattore di crescita per entrambe poi le nostre giusta, civiltà. Ma è assurda. Perché sei così interessata ai maridi? Mi voglio scrivere. Non so neanche spiegarti quanto siano geniali. Si dice che alcune storie che li riguardano siano arrivate persino ai babbani. I maridi più antichi, le sirene, sai che io ero dalla Grecia. Lo sai qual è la cosa? Naturalmente la Scozia ha i Selchi. Quando l'Irlanda ho cominciato a farmi pelato, si vede la tastiera. Potrei scrivendo, mi sto a far pelato, stesse cose. Mi sono cominciato a uscire tutte robe del trapianti, Turchia. E ho seguito un paio di profili di questi centri di trapianti, perché mi facevano troppo ridere i video e erano molto rilassanti, no? Oh sì, a una certa sono entrato in un rabbit hole così grande che mi sono arrivati tutti i video. Cioè, una certa mi sono arrivati i video pure delle cliniche brasiliane che c'avevano il metodo, non quello di quelle turche che prendono a gruppi di 3-4 bulbi e te li rimettono in testa. Prendono loro il capello singolo. Paghi 10k invece di 3, ma il risultato è molto più omogeneo. Capito? Io adesso sono un esperto di queste cazzate, ma semplicemente perché ho visto così tanti video di quelle puttanate. E la gente... Che poi ho fatto anche caso che la gente che va a fare queste cazzate... o non funziona, perché poi comunque devono attecchire. Se non attecchiscono, hai buttato 3.000 euro. O comunque se attecchisce non puoi fartene uno solo. Devi vivere prendendo certi medicinali, mangiare in un certo modo, e devi fartene almeno 2 o 3 per ottenere un risultato normale. E se ci fai caso, tutti quelli che pubblicano sulle pagine loro non li inquadrano mai dietro qua. Su sto punto dove c'ho la cuffia io, perché non attecchiscono lì. Capito? Te voglio dire, se questo se ne doveva fare 4, ma ne è Zaborves. Quindi, cioè, io le guardavo e facevo, boh, vabbè. E vedi questi quei video che facevano tutti sto movimento. Che non mettevano la mano dentro, no? Come fa uno con i capelli normalmente. No, facevano, lo attaccavano di lato e facevano, il fono.
diciamo, 3 capelli in testa. Estremamente doloroso. Ma a parte poi quello, cioè, nel senso, anestetizzano e tutto, però vedete, prendi tipo me. A me, se mi dai un anestetico, che mette il doppio del tempo a farmi effetto, perché la mia pelle resiste a queste cose, non so per quale motivo. Quindi figurate. Cioè, una volta mi sono operato per farmi levare un neo, che alla fine neanche dovevo togliere, ma vabbè. Mi fanno... Abbiamo fatto anestesia, senti qualcosa? Sì. E loro hanno fatto, vabbè, la dobbiamo fare uguale. E hanno continuato col tutto che io sentivo quello che facevano. Ho sentito l'incisione, ho sentito l'ago. Perfetto, bellissimo. Non ha fatto male, però lo sentivo. Vorrei non sentirlo. 8 ore di intervento. No, sì, ma chi te se incula? Cioè, fosse stata una cosa tipo 2 ore e hai risolto per la vita, potevo anche pensarci, dargli sti 3K, ma... Ma poi, ma infatti è quello... Cioè la gente non pensa all'aftercare che devi fare, tutta la vita che devi passare a prendere quelle medicine, perché capace che un giorno non te la prendi, dopo 2 mesi ristai pelato come prima. Cioè è raro che uno si faccia il trapianto e viva la sua vita fantasticamente. Non te puoi grattare, devi dormire mezzo seduto. Ma che cazzo, non te puoi fare la doccia. Posso aiutarti se vuoi. Io se mi faccio la doccia mi ammazzo. Lo faresti davvero? Oh, grazie. Grazie, grazie! Non vorrei mai che pensassero che ho snobbato il loro regalo. La diplomazia richiede tatto. Allora, se non mi sbaglio, per raggiungere la loro grotta ti basterà tuffarti in quel punto lì. In quel punto lì? Sì, ma che fai, per forza? Non vedo l'ora che tu mi riferisca alle tue scoperte. Presto potrò vederle con i miei occhi. Wow. Ne sono sicura. A volte si tuffa, a volte è stupido. Allora, bene se solo se i capelli li hai, ma c'è giusto un po'. Sì, ma poi davanti, cioè, se dietro qua cadono perché è proprio così e basta. Cioè, non puoi. La gente pensa che gli cascano i capelli e cominciano a fare. Ah, la posso fare questo. Sì, non puoi fare niente. Che posto. Chissà se i Maridi hanno lasciato davvero un manufatto a Nerida. Cioè, non è una cosa vera. E io non, infatti non capisco perché le persone... Cioè, se tu scrivi su Google... Come... perché deve mantenere la divisa. Se tu vai su Google e scrivi... come risolve la perdita dei capelli... Uno dei primi risultati è un risultato che fa... Ma sbaglio, ho sentito il rumore dell'humus. L'humus! No. Farfalle. Ah, ok. Lumos. Incendio. Ho sbagliato, non volevo uccidere la farfalla. Dunque, ho bisogno che tu venga con me. E ora tocca alle altre. Uno dei primi risultati è tipo una roba del tipo... Se è genetica non puoi farci niente. Cioè, non è che dici... recuperare, cioè la situazione la puoi recuperare quando incendio. E queste sono cose che mi ha detto un amico, Lumos. Perché non la sapevo sta roba. La puoi, tra virgolette, puoi recuperare. La puoi contenere se stai notando che sta iniziando la cosa. E allora fai, che posso fare? E te ti prendi una medicina per il resto della tua vita e lì li mantieni. La salti un giorno, pelato il giorno dopo ovviamente. Però da lì al sistema miracoloso, il trapianto, ste cazzate, cioè non... Sto cazzati, non capisco il che la gente ci si imponta. Io capisco che magari... Non lo so, la vedono come una cosa... Cosa si c'era di bello qui? Che poi secondo me tipo al 90% le persone che ci soffrono di questa cosa è più una roba del tipo che pensano che non scopano più. Cosa che poi non è vera. Che mi sono fatto pelare e ho scopato il triplo di quanto scopavo con i capelli. E scopavo, non è che dici. Capito, molti ce li soffrono, cioè nel senso... anche il cancro, che tu lo vedi. All'inizio c'è stato un po' male, un po' di tempo. Poi l'ha accettato abbastanza anche tranquillamente per come era partito, però... Si è tenuto quei dread in testa per 3 anni, porco Dio, Era inguardabile. Attaccava proprio una speranza flebile. Quindi comunque sia, io comprendo che ci si può stare male. Anzi, io sono il primo che so dell'idea che una persona può stare male
di ciò che vuole, per quanto vuole e per quello che vuole e come vuole. Semplicemente non condivido alcune cose, ma cioè, nel senso, come io sto male per alcune cose, non sto male per questa, cioè, nel senso, potere figa. Poi alla fine, lo sai che c'hai, so abbastanza menefreghista nella vita delle cose. Cioè, nel senso, magari per 5 minuti mi incazzo come una merda. Poi dopo 5 minuti tutto a posto. Non mi fotte niente. Il regalo dei Maridi era è sempre esattamente relativo. Dove avevano detto. Oh, che splendida notizia! Temevo che interpretassero il mio ritardo nel raccoglierlo come uno sgarbo. I nostri rapporti con loro sono già così fragili. Sono felice di aver contribuito a stabilire delle buone relazioni diplomatiche. Per la barba di Merlino! È magnifico! Ma come l'ha doppiato? Lo mostrerò a tutti! Per la barba di Merlino! Sarà meglio consegnarlo a mano o mandarlo con un gufo? Ti ringrazio ancora tantissimo! Il tuo gesto potrebbe aver migliorato le relazioni tra maghi e maridi per i prossimi decenni! Siamo forti! Non vedo l'ora di studiarlo meglio! Uniforme da un bacio, ammazza che figa. Ma poi, cioè, nel senso, anche decenni, capito? Una spilletta di merda, decenni di amore. Cioè, per ditte, no? Anche quando c'avevo i capelli, non ho mai... Incendio! Cioè, non c'ho mai avuto, per dite, lo stesso taglio dei capelli per 10 anni, per quanto, 25, 26, per 26 anni non ci ho mai avuto lo stesso taglio dei capelli per più di un secondo. Quindi ho sempre cercato di cambiare tutto il resto e... Però la prima volta che mi sono fatto pelato, tipo a 15 anni mi sono fatto pelato, forse pure per scommessa, non mi ricordo, mi sono guardato allo specchio e ho fatto, oh, porco cazzo però. Cioè la comodità era clamorosa. Ho una testa di una forma bellissima e ho detto, oh, stai cercando di farti ammazzare. Ma lo sai che razza di mostri l'abita, no? Hai avuto molta fortuna. Accio! Ti ho lasciato la pelle. Incendio! Ho creato un mostro. Ma che figata. Quindi pure quando mi sono accorto che sta diventando pelato, ho fatto, ah vabbè, ha solo anticipato quello che avrei comunque voluto fare e farò, quindi è stato molto bello. Sulle scale no, sul secondo gradino sì. Missione. Non lo so, mi piace pensare di essere molto zen. Anche se poi mi incazzo come una merda certe volte per delle cazzate senza senso. Aspetta, ma sono salito di livello? Yes. Allora, incantesimi. Ah, questo ancora non ce l'avevo. Dannazione, padre Pio. Mi hai fatto una burla. Alla principali. Questo che era? Stupefaccio mi infligge danni diretti all'impatto. Che non è male, eh. Il proteco perfetto. Sborra addosso. Allora, per ora è questo. Vediamo che posso fare. Castanze le necessità è tutta roba che non fotte un cazzo. Cioè, nel senso, sta roba non... Furtività. È che sto al 22. Mi sa che non posso potenziare tutto al massimo. 18 livelli. Meno 5. 13. Meno 10. 3. Però aspetta, meno 5. 13. Meno 6. 7. 6, 5. E poi mancano solo 5. Dannazione. Vabbè, quello che vorrei, che voglio fare al massimo lo posso fare, però forse è meglio usare questo. Che boh, sono una storia fa ste cazzate. Questo è molto più interessante. Ma adesso comunque gioca un ruolo fondamentale. Sì, sì, perché dai, io magari so molto fortunato sotto questo punto di vista. Ma anche il canchero, per dite, sta super rotondo. Cioè, non è che c'ha problemi strani. Quindi non te so dire. Non so, la vedo un po'... Cioè, ma anche Zionino, no, che l'hai visto? Lui c'ha la testa rotonda, ci sta bene pelato. Io anni gliel'ho detto, però lui non voleva.
Io lo so, a volte tocca fare i conti con la propria fisionomia, mortalità, come la vogliamo chiamare. Superficie. Quindi non te so di... Non mi ricordo quale cazzo era. Che erano sciarpa? Forse erano quanti? 10 in più, ma PD! Quindi è... tutto così. Comunque boicotto, boicotto. E poi tipo c'ha 1 milione di giocatori contemporaneamente. Il gioco più giocato single player mai su Twitch. Questa cosa è pure che la variante ha fatto il tempo passa. Ma anche il tempo passa è che magari la vita a volte non è giusta come pensavi che fosse. E che non sei il protagonista, ma sei un NPC qualsiasi. Con la parte positiva e negativa della cosa. Cioè, nel senso, ci sta. Reveglio. Ah, questa era una merlinata che avevo già fatto. Tra l'altro so un coglione, perché... cosa che è qua la cosa lì? Quella è magia anticas. Vabbè, sono un coglione perché dovevo riprendermi la malva dalla cosa, non l'ho ripresa. Ma perché non me lo dà? Strano. Oh oh oh, non esplodere. Questa è sta cosa dei palloncini da fa a tempo, ero finito. Perfetto. Sarebbe bello anche trovare le piattaforme d'atterraggio, ma per adesso non te la dà nessuna. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Visto che è Wingardium Leviosa? Te lo devo portare. Chissà chi ci viveva qui. Ah, ma questi sono nemici. Le dio. Non dovrei. Oh, oh, cazzo. Oh, proteggo. Mi hai avuto abbastanza. Dio, sei tu che hai stupidito. Hai ferito. Non sopravvivere. Le dio. Expediamo. Potion, la potion della potion. Oh, 2 potions. Allora, ci deve stare qualcosa qua dove ce lo posso mettere dentro, perché non c'ha senso che mi potevo portare. Scusa, dove sta Wingardium Leviosa? Ma non è che sta qua? Alle mare. Sono perduto Wingardium Leviosa? Ma serio? Dove cazzo sta? Ah, eccolo. Puttana Eva è blu. Ah, perché sta sotto. Lo devo fiondare lì. Ok. Wingardium Leviosa. Cammini con lui. Alzati. Ha
smettesse di andare a 20 fps. Ah, basta chiedere. Le viole. Meglio indagare. Meglio indagare. Dai, Atreni. Madonna, ho messo un video che me lo sono visto oggi. Mi ha fatto troppo ridere. Ma che ha detto? E il video iniziava tipo con... per quelli che stanno neta da ragione. Segniamogli qualcosa di positivo a sti pischelli, va bene? Dai, Atreni. Vabbè. Qua ormai stiamo a livello superiore de... che non è più neanche un... cercare di dare una lezione ai più giovani, ma darla un po' a tutti. È un maestro ormai. Lo voglio risentire l'inizio, perché mi ha fatto ridere. Ma perché TikTok mi è pieno di teste di cazzo in mutande? Ok. Sentite, sentite che roba. Questo è clamoroso. Bella, raga. Non dopo mai niente per scontato una vita. E la vita è davvero strana. Imprevedibile. Quindi apprezziamo le cose quando le faremo, non quando le perdiamo. Che ne è un errore, è proprio una cazzata. Dai, io prendi. Allora, non era questo il video, perché pensavo che fosse l'ultimo, era il penultimo, ma il perché ne è un errore è proprio una cazzata. A me mi ha distrutto. Quello che dicevo io però era quest'altro. A tutti quelli che ci hanno età da ragione, cerchiamo di mandare messaggi positivi ai mischietti che se lo meritano. Dai, Atreni. Comunque il video che fa la sera in smoking sta perennemente embriaco. Cioè, assurdo proprio, sull'orlo del vomito ogni volta. Per quelli che stanno in età da ragione. Poi mi fa ridere come lo dice, non lo so, forse è che mi ricorda Paolo Chiavetor, ma che cazzo, non so. Damogli un messaggio positivo a sti pischelli, va bene? Dai, Atreni. Ok. Quanto cazzo avrei voluto non perdermi quello del tatuatore col tatuaggio più storto e brutto del mondo, cazzo. Veramente lì quel tatuatore ha dato il peggio di sé. Perché poi il bello è che quel cazzo di tatuatore è forte. Cioè, sono sul profilo suo e ho visto che fa delle robe molto belle. Non mi piacciono perché non è la roba che mi farei io, però fa delle cose allucinanti. Porca puttana, arriva lui che ha chiesto il tatuaggio più semplice del mondo e gli ha fatto malissimo. Secondo me ha voluto Memà. Oppure ha scoperto il cognome suo dopo, ma che cazzo ne so. Ah, oh, però il potenziamento da scopa spigne, oh. Cioè, ho scatto, inizio a usarlo, ma mo leva dopo. Perché programmare una barretta più lunga era troppo complicato. Guarda là quante cose che ci stanno, mancio la malva per far coso di Merlino, che palle. Oh, la capanna d'ozio Tom. Guarda, Angelo custode di Nora. Hai paura di prenderle, eh? Expelliarmi. Prego. Sarà ancora più male domani. Sempre che c'è. Hai deciso. Reducto. Leviosa. Ok, devo solo... Confringo. Deve aver fatto male. Oh, ha fatto male, sì. Reducto. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Deve fare Dunktork. Confringo. Ah, ne fa due. Reducto. Difendo. Testa di cazzo. E mi sono anche preso la tua penis. Incendio! Poi mi sono comprato la tisana alla malva solo per il meme, era buona. Ma t'ha fatto?
Perché se non t'ha fatto, Merlino ha mentito. Sì. Proteggi. Ha shottato così lui. Bella pippa. Maghi oscuri, cazzi duri. Quella cassa di cavoli carnivori cinesi è da qualche parte in questo accampamento. Ah, l'ho pure trovata per caso, ma pensa te. Ma... Ah, lì va. Ti pentirai di aver mai... Dove ci sono guai? Chi è così? Faccio! Protetto! Stupidito! Le dio! Questo che fa? Mangia il cazzo! Piccolo bastardo che ha salvato la Treadwell. Oh, fusciato. Dai, fa un attacco esplosivo. Perché non me l'ha dato? Expelliarmus? Ora hai oltrepassato il limite. Perché mi meni? Ah, ma che cazzo era? Ah, ok. Ah, perché li sciolti. Ora gli animali potranno dormire sonni più tranquilli. Ha malvato. Ma ce l'ho? Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Sì, posso malvare. E adagio, adagio, mi sentirò malvagio. Comunque sembra troppo rumori di merda, cioè senza senso. Allora, mi viene da a ripararla. Riparo. Ok, allora devo trovare le statue rotte. E Merlino viene di notte con le statue tutte rotte. Allora, la cassa dei cavoli deve stare qua per forza. E invece no. Comunque mi aspettavo almeno un applauso per la memata dell'adagio adagio, ma anche solo per la citazione. Lumos! Cioè, Leone il cane fifone, best serie da life. Tra l'altro ho scoperto recentemente che è una di quelle serie che da ragazzino lo facevano in continuazione. E tu pensavi che c'era tipo 1000 episodi, in realtà c'ha, non ce n'ha tipo manco 40. Ho fatto una... Come? No. Però l'hanno cancellata, cioè era fantastica, era. Configgi un nemico con Petrifico Sporralus. Poi le puntate fanno paura pure per un altro po'. Stavano belli fragili in testa, Non stavano bene. Il bello dei ricatti è che puoi usare la maledizione Crociatus sulle per curiosità che insegni. Ti dico solo una cosa. Sono sicuro che sta correndo da partita. Ma perché no? Stupidito. Vabbè. Guarda. Stupidito. Sei un stupidito. Troppo pesante. Stavano poisoned. Sto la runica color cobalt. Piali protettivi da foglia. No, a me più che pure lo sai che c'era, era che secondo me sono riusciti proprio a fare una cosa...
No, vabbè, Rosakami con le Fedez se sono limonati, ma clamoroso. Achille Lauro di merda, impara da come cazzo si fa l'uomo felice. Allora, io però stavo a cercare statuetta di Merlino sbragata. E sto di hanno proprio preso l'atmosfera, cioè nel senso quella con gli alieni, quella del tizio che gli entra dentro casa doppiato da Pino Insegno che vuole derubare la vecchia. Cioè, di che non lo so, però letteralmente un tizio che vive nel niente. Ti ho mai ringraziato per quel coniglio in umido? Un vero sono respawnati sti bastardi. Ad Aranshire non ci sono altro che ragni da cacciare. Non ne vale proprio la pena. Ma non è morto. No. Guarda che c'è, l'angelo custode di Norafred. Ma non visto. Un colpo da me. Cazzo. Incendio! Ah. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Vitellino! Alzo! Le biote! Svegliato! Un bracconiere in meno nel mondo magico. Sarebbe stato meglio non morì, però. Ok. Colpa messo, provvedere ad evaporare sotto un fulmine. Più che altro colpa la messo, ma poi mi hanno tirato i sassati. Un'altra cassa in mio possesso. Me ne serve ancora una soltanto. E non le trovo. Revelio. Forse così vedo meglio. What? Ah, sono fatte così. Ok. Almeno so che cazzo sto a cercare. Ma perché non si vede in cazzo? Lumos. Forse sta la seconda parte d'accampamento. Devo mettere qualcosa che non uso perché altrimenti... Lumos! Revelio! Lumos! Ma dove cazzo sta la terza statua di Merlino? Incendio! Reparo! Ho sbagliato. A posto.
Questa è la prima che ho riparato. Ma ancora che stanno qua questi? Non provare quell'assurdo. Stupidino. Non spero da solo. Protetto! Stupidino! Stupidino! I tuoi giorni da bracconiere sono finiti. Yes. Revenio! Penso di... Ok, pensa che cazzo ci stava qua. Senti, al volo, ma giusto per vedere che cazzo, eh? Che non riesco a trovarli. Volevo acciarla in realtà. Mi sembra di allontanarmi troppo. No, ma infatti non mi sa che non è di qua. What? Non c'è letteralmente nulla. Sono molto Confringo! Lumos! Beh, respawnati, ovviamente. Brockbar. Si tratta solo di avere l'occhio allenato, ecco. Cioè, prendilo. Occhio è allenato come quello di uno snaso per l'oro o di un mogtail per una scrova. Ah, non mi vanto. Questo Thanos. Sarà meglio che non si tratti di uno scherzo. Dove gli altri vedono oscurità, io vedo solo opportunità. Non so se mi piace di più uccidere gli animali o scuoiarli. Che dialoghi. Comunque si può imparare molto dal clima, eh? Perché è questo Thanos? Una predizione da... Non ci sono più. Gli animali corrono meno rischi adesso. Sì, però non esplode per un incantesimo. Ho risbagliato tasto... Oh.
Ok, qua da vende tutto. Merda. Sei santa. Con quale cringe infinito. Non lo trovavo. Vedi un attimo. Mazza, bello. Che figo. E se ci metto questo? Ci sta. Se va, fa pure mezzo. Mi dissocio da tale pratica. Ovviamente. Gli animali sono meglio delle persone. Però comunque, il cazzo, io metterei dentro una persona. Poi fate come cazzo vi pare. Magari sono strano io. Ok, mi manca una statua. Cristo. Lumos. Non la trovo. Allora, deve stare per forza sopra. Perché non può stare sotto. Sotto c'è sta il cazzo. Non può stare manco troppo lontana, cioè. Se una sta qua, non può stare in questa parte. Deve stare per forza in questa. Oh, un flopper. Cazzo! Li potrò sicuramente prendere per farti sesso. Ma non lo faccio perché è sbagliato. Rebellion! Niente, è impossibile trovare la statua di questa merda. È il modo più... No, no, cercavo di prenderlo. Non gli ho fatto nessun incantesimo violento. Userò le tue budella come reggicalze. Che minaccia ridicola. Non me ne sono accorto. Cioè, ancora più su, però mi pare strano. Infatti non c'è. Non c'è territorio di caccia migliore nella foresta. Allora, una sta là dietro e l'ho riparata. Una qua. Sarei allora una deve stare da qua. Mi toccasse pattugliare. Berlino, mi stai proprio sui coglioni in questo momento. Davvero intrigante. Vai. Non la vedo. Dove cazzo è? Lumos. Meglio dare un'occhiata. Sono un volto molto noto. Credi questo Talos? Stealth. Hai paura? Ho visto Porlock con più coraggio di te. Ah, però non mi hanno visto. Devo averlo spaventato, quel piccolo. Ma che si aspettano che ti... Questo Thanos! Ah, vedi, boiano lì sciotto.
Però è un buon ora punto per farmarmi sti coglioni. Potranno dormire sonni più tranquilli. Allora, il problema io non vedo la statua. Dani, senti, tu che sei un bravo ragazzo, se vedi una statua così, ma rotta, dimmelo perché io non la riesco a trovare. Perché sotto non c'è, io pensavo... Magari stanno intorno? Però un pezzo sta qua. Se un animale non riesce a sfuggirmi, allora merita di morire. Ho cercato. Va bene, va bene. Va Lumos. Bene. Perché magari mi si illumina ma non me ne rendo conto, ma io non la vedo. Cioè non lo posso lasciare così sto coso di Merlino, perché sennò morirò. Cioè se una sta qua, l'unica possibile soluzione è qua sopra, ma non... Non è sempre tutto bene o tutto male. Ragionare così indica mancanza di immaginazione, secondo me. Mancanza di immaginazione? Che cazzo sei, un villain di Naruto? Lumos! Vingatium leviosa. Meglio tazzo. Incendio. Expelliarmus. Guarda cosa hai fatto. La pagherai. Confringo. Difendo. Non puoi nascere. Proteggo. Mettila. Stupefico. 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 Questo dovrebbe essere il piccolo bastardo che ha fatto la presa. Stupefico. Stupefico. Ora sì che confringo. Difingo. Un bracconiere in meno nel mondo magico. Io non lo vedo. Amerlì, lì mortacci tua. Revenio. Uè, sangue vone, caccato tutto? Oh, ma là c'è un drops. Confringo, defingo. Ok, così è la statua. Reparo. Da rotta, intendo. Ma perché non la vedo? Perché non capisco la cosa. Cioè, capaci pure. No, vabbè, non può star là sopra così tanto. E qua non ci posso andare. Lumos. E non Lumas.
Cioè, siccome l'ho comprata questa malva, anche il principe fresco delle curvature. Sono curvi. Sei una puttana, quindi? Oh, oh. Ah, quella che... Reparo. Che ho già riparato. Ma no, non perché le donne siano puttane. Nel senso... No, sai, detto sono curvi, mi ha fatto pensare a te e a pecore. Expelliarmus! Confringo! Esiste anche un'immagine di quella cosa, lo sai? Un'amica nostra una volta ha photoshoppato la faccia del canchero su una tizia dei Brothers che lo prendeva nel culo. Solo perché lui c'aveva la faccia del tipo... Oh! E ci ha fatto sto Photoshop, che comunque è ancora sul mio telefono da qualche parte. Eh sì, quel periodo ci dava giù de bello forte lei, poi si è fidanzata un paio di volte ed è morta. Ora io non lo trovo sto bastardo. Conosco un paio di posticini perfetti per cacciare. Defuzzo! Anche la parte del fidanzamento. Stupidito! Defuzzo! Glacchi! Confringo! Difficile! Mi sono andato troppo pesante. No? Guarda qui! Lanciano un po' di cielo! È un po' più luminoso. Con ray tracing deve essere stato spettacolare. Ah, ce l'ho dietro. Stupefito. Pagherai. Cerchi il problema. Levioso. Expelliarmus. I tuoi giorni da bracconiere sono finiti. Letteralmente, perché è diventato giorno fuori da circa sto coso. Magari adesso lo vedo meglio. Incendio! Vingardium Leviosa. Che cazzo è? Pensavo che ste rocce indicassero la strada, ma una sta là e la roccia sta qua, non la indica così. Allora proviamo in questa direzione. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Per buco per terra? Diventa scemo. Sto cercando proprio non. Lumos! Incendio!
Stavo per dirmi, chiedo se respawnano solo la notte. Magari sta di qua. Brock Barrow è un posto inutile. E che quanto lontano può essere dal centro di Merlino? Dai, cioè, non sappiamo per culo. Niente, sta cosa neanche al contrario. A questo punto mi viene da pensare che magari sta qua. Cioè, a meno che... Però mi sembra veramente assurdo. Incendio! Non sta qua sopra. Cioè, sta dentro la grotta, però te fa... Cioè... Meglio indagare. Vingardium Leviosa! Riparo! No, non volevo riparare. Vingardium Leviosa! Leviosa! Cioè, non credo che sia Lumos. Dentro comunque. Cioè, se sta qua dentro è illegale. Incendio! What? Confringo! Che senso accendono? What? Asso! Ok. E come... che devo... Mi devo chiudere qua dentro? Faccio! Ok. What? Sì. Che cazzo sei, alienato? Ma che cazzo... Ma lo sentite pure voi? O lo sento solo io, sfanculo così? Forse è di qua. Sì, ma a parte che una persona normale ci passa. Scusa, non capisco se lo sentite pure voi, però.
credo che i miei audio driver stiano esplodendo. Sento una costante sotto. Perfetto, no? Asso! Allora, così. E comunque non c'è scritto da una cazzo di nessuna parte, però vabbè. Oh, è uno di questi. Ok. Faccio. Però perché queste non rimangono ferme? Capisco che dovrebbe succedere, cioè nel senso... Che cazzo sto a fa? No, però così aspetta, è assurdo, cioè... Devo capire se è il gioco oppure no. Ora la Skype case si gambla. Ok, mo lo riavvio, quindi mo laggherò un attimo. Si è verificato un errore. Ah beh, giustamente. Siccome è Unreal Engine sto gioco, ci mette tipo 5 minuti a chiudersi dopo che lo chiudi. Perché l'Unreal Engine è una merda. E deve morire l'Unreal Engine, Cristo di Dio. Non mi interessa vedere la realtà, se non è mai un costante... Porco del cazzo. Cioè, sento proprio le persone che hanno una scheda di merda in questo momento e lo giocano bene senza problemi, ridermi in faccia. A me con la mia scheda di fascia altissima. Puttana Eva. Cioè... No, niente, mi stanno a sfanculare il driver audio. Ma voi non lo sentite sta cosa? Perché non capisco se sono le cuffie, aspetta. No, non so le cuffie.
E non so le casse. Ok, però far aprire il gioco mi fa fare questa cosa. Quindi qual è il problema? È questo il bello. Io invece sento un... come di interferenza nell'audio. Palese sintomo che i driver audio o stanno esplodendo. Solo quando apro il gioco. Ma l'amore non me lo fa. Perché ho cambiato l'output. Però ora non lo sentite voi, perché io da OBS ho messo altro. No, ma ha fatto un errore che ogni tanto mi capita, cioè che tu fai un'azione in un gioco e magari se bugga un secondo e invece di caricare una volta il suono lo carica due ma contemporaneamente e fa quell'effetto di merda, ma di solito finisce il suono e chiude. Ok, ora se faccio così... il Virtual Cable 2 mi distrugge. Ma perché sta cosa mentre lo uso, porco de Dio? Ecco, ora invece lo sentite perché l'ho spostato sulla traccia di Spotify. Però mo così il VOD non lo prende. È solo il Virtual Keyboard 2. Ma solo con sto stronzo poi, eh. Scusa, se io apro un video di YouTube. Hey Vsauce, Michael here, and banana. Sì, è solo il Virtual Keyboard 2. Riavvio un attimo il PC, non posso fare altro.